Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con MotoGP. Questi sono i risultati delle qualifiche del GP di Indianapolis. Come vedete, sono riuscito ad ottenere una pole di nuovo con la nostra Ducati, questa volta addirittura di 3 secondi. Sì, vediamo che il nostro rivale è Valentino Rossi, perché come sempre in automatico va a mettere Valentino Rossi. Ho premuto prima di vedere che mi aveva selezionato lui e non Lorenzo. Vabbè, pazienza. Io sinceramente a questo punto non ho capito se sia veramente così, ci sia veramente così tanta differenza tra la difficoltà reale e la difficoltà difficile, perché in reale avevamo veramente tantissime difficoltà con la Ducati, adesso stiamo andando a bomba, almeno nelle qualifiche, poi in gara comunque c'è qualche problemino, almeno alla partenza. Per quanto riguarda sportellate e cose del genere, a questo punto non lo so sinceramente se provare a rimettere reale anche con la Ducati. Sempre là, no, ok. Perché, cioè, 3 secondi sono un po' tanti, un po' troppi forse. All'inizio avevamo visto come la Ducati in difficoltà reale andasse veramente male, cioè era veramente improponibile. Andavo meglio con la Yamaha, quella che avevamo prima, la Monster. Invece adesso sembra che Buongiorno, buongiorno i dallo vari stand. GP stiano andando abbastanza bene. Non lo so, vediamo un attimo se riusciamo a recuperare magari qualche altro punto rispetto a Pedrosa. E poi vediamo, magari dal prossimo ritorniamo al Sulla reale form up si e vedremo comunicano un di attimo essere com'è andati la in treno per la situazione pista gravel. con ritornando. Tanto come detto facciamo 3 GP per questi ultimi video di MotoGP, cercherò di farne solo 3, come sempre solo la gara, quindi magari questo lo facciamo adesso a difficile, il prossimo ritorniamo al reale, vediamo un po' come va e almeno ci regoliamo, perché cioè a reale era quasi impossibile Buongiorno, buongiorno competere, a Enzo. difficile è troppo facile. Sembra veramente che il gap sia mostruoso tra le due difficoltà, non lo so, vediamo. Magari abbiamo fatto un po' la mano con la Ducati, non lo so, potrebbe anche darsi. O stiamo beccando piste dove andiamo un po' meglio, eh. Potrebbe essere anche quello. Occhio. Vediamo. Merda, merda, merda. Qui in generale siamo sempre andati abbastanza bene a Indianapolis, quindi potrebbe anche essere dato dalla pista favorevole alla nostra guida sportiveggiante. Questa è una di quelle dove ogni tanto c'era qualche calo di frame, però in questa parte ce ne sono un po'. Per il resto, vabbè, ci sono un po' di curve da fare con il doppio. Cioè, vedete, adesso la differenza sembra veramente tanta. E comunque siamo. Boh. Non lo so, sinceramente, che pensare. Merda, merda. Fanculo, va. Eh sì, mi sono un attimo distratto. Se sentite sbattere, sempre i lavori ci sono, quindi. Quindi magari, come detto, il prossimo GP non so qual è. Proviamo a dare un'occhiata. Sì, oltre a sbattere magari anche trapano, potete sentire. C'è una vasta gamma di suoni. Ma don't worry, non fa niente, il nostro motore Ducati sovrasterà qualunque cosa. Vedete, cioè non. Oh. Mi sembra un po' eccessiva come, tra virgolette, come facilità. Io spero che Rossi almeno provi a sopravanzare Pedrosa. Vaffanculo. Sì, è che io ogni tanto mi distraggo per vedere. Merda. O la classifica o i tempi di registrazione. Dai, cazzo. Ok, qualcuno. Un paio se ne sono andati all'aceto là sotto. Vabbè, giustamente. Se c'eravamo noi lì in mezzo ci avevano arato in un attimo. Ci aiuta il fatto che ce ne andiamo.
E vabbè, come detto, allora dal prossimo proveremo con ritorneremo alla difficoltà reale, quella che avevamo abbandonato dopo essere arrivati in Ducati, perché con la Ducati veramente avevamo tanti problemi, quindi qualche problema c'è ancora, come si può vedere, non siamo ancora perfetti assolutamente nella guida. Poi la Ducati non è assolutamente morbida come erogazione, quindi diciamo che queste piste un po' così ci aiutano. Qui siamo andati sempre bene, quindi anche il fatto di aver guadagnato parecchio nelle qualifiche. Poi bisognerà vedere anche quale sarà la prossima pista, perché andiamo un po' impennata, così, piano, 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 vai, vai. Ma sì, ma che ce frega. Oh, non esageriamo che ci ammazziamo qua. C'è una brutta fine. La moto tanto è già in condizioni pietose, non so. Abbiamo sbattuto da qualche parte. Vai, vai, facciamoci un giro. Modo. Cazzuto, cazzuto, dai. Modo un po' sportivo. Meglio sportiveggiante, perché sportiveggiante è oltre lo sportivo. Marquez è dietro e in realtà va anche bene, perché era un po' più dietro nel mondiale. Se non sbaglio c'è Pedrosa, Valentino e noi. Forse, non mi ricordo. Vabbè. Dalla prossima allora, ragazzi, ci ributtiamo a difficoltà reale. Vediamo prima cosa quale sarà il GP, perché scommetto che sarà uno dei più difficili, naturalmente. Vai, 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 vai che ce la famo. Vai che ce la famo. Non ce la famo, vabbè, sti cazzi. Quando prende velocità siamo già in impennata, o non gliela facciamo. Vabbè. Indianapolis è andata. Vai, vai. Tra poco la Valentino dove è regia ci porterà al arrivato? parco chiuso per assistere effettivamente sul Quinto, vabbè. podio, ma prima. Vediamo nel mondiale, attenzione, abbiamo sopravanzato Pedrosa e Rossi è terzo a meno 16, vabbè. Ok, la Ducati, il terzo team. Ok, ragazzi, allora questa è la classifica. Perché? Perché giustamente a fine gara, come avete visto, il gioco ha frizzato, si è bloccato, quindi ho tagliato, perché naturalmente non aveva salvato, mi sono dovuto rifare tutta la gara da capo. Quindi questo è il risultato dell'altro turno di gara, se vogliamo chiamarlo così. Siamo sempre balzati in testa, va bene, uguale. E non so se sia cambiata qualche posizione, non me lo ricordo perché ho dovuto rifare tutto. Quindi sti cazzi, come sempre, ogni tanto sto gioco, anche quando va bene, ti fa smadonnare in un modo o nell'altro. Devi trovare il modo per farti girare le balle ogni volta che Senza inserisci dubbio per il lui è stata disco una nella gran console. giornata, oltre al prestigio della vittoria, questo E vabbè, prestigio sì, sulla andiamo pista. alla Quindi prossima, ci proviamo a vediamo difficoltà reale, importantissimo. vediamo come andiamo con la prossima gara, nel caso dovessimo far cagare o dovessimo andar bene, ci regoliamo di conseguenza per il proseguio del campionato. Sì, andiamo diretti. Brno è con una pista piuttosto. No, cazzo, vacca puttana. Non ho cambiato difficoltà. Vabbè, taglio e ci vediamo. La faremo alla terza gara, dai. Ah, no, non è vero. Ho fatto. Ok, niente, niente. Sì, pensavo che era già andato in gara. Ok, se no lo mettevamo alla terza. Togli cazzo di avversario. Metti Lorenzo. Ok, Valentino deve arrivare secondo in teoria. Speriamo.
Vabbè, allora torniamo a difficoltà reale, vediamo come ce la caviamo, anche se Brno è piuttosto difficile. E vabbè, qua taglio, ci vediamo direttamente dopo con la gara. Bene, ragazzi, dopo aver fatto le qualifiche, beh, come prevedibile a questa difficoltà, siamo al massimo riusciti ad arrivare 6 decimi, a più 6 decimi dal primo che è stato Jorge Lorenzo, il nostro rivale. Bene, quindi perfettamente quando passiamo al reale il nostro rivale diventa un mostro e poi vabbè, giustamente tempisticamente siamo più lenti. A parte che Brno, come detto, non è una pista dove vado bene, soprattutto non è che mi piaccia neanche tantissimo, però a reale comunque naturalmente è tutto più difficile, ma noi ci proviamo, vediamo un po' come andrà a finire la gara e magari vediamo poi il prossimo GP quale sarà, se non perdiamo troppi punti possiamo anche provare a fare, Buongiorno, buongiorno. ecco, piove a dirotto proprio, potremmo provare anche a fare il prossimo, sempre a reale, dipende comunque, dipenderà da... No, il warm up, Dio. Dipenderà sempre un po' dai punti che Si magari complica anche perderemo, il warm up perché così non ti vorrei impazzisca. distaccarmi troppo da Pedrosa, perché è già stato abbastanza difficile riuscire a recuperare, ci sono voluti parecchi GP dove arrivare primi a difficoltà difficile, come detto. A reale, se iniziamo a perdere un po' troppi colpi, inizia a diventare un po' complicato, perché se una ventina di punti, vabbè, magari si possono anche recuperare. Poi mancheranno, se non sbaglio, 6 gare dopo, non questa, ma dopo fatta la Un saluto. successiva. Quindi si potrebbe anche fare, ma se ne perdiamo due e quello fa prima a tutte e due 50 punti, non li recupereremo mai. Quindi vediamo un attimo come riusciamo a fare questa gara. Dai, proviamoci. Sono bagnato a Brno, a Reale è tutto un po' più difficile, ma vabbè, proviamo, proviamo. Scusa. Che perché, come detto, la merda, la Ducati è abbastanza cattiva nell'erogazione, quindi sul bagnato è tutto ancora... vabbè, se freniamo magari no. Cioè, ho frenato dove era il rosso, ma naturalmente la moto... Freniamo prima, che cazzo devo dire? Uguale, bene. Eh sì, perché mi vedete, mi lascio influenzare dagli altri che fanno la curva arrivando troppo lunghi e si inchiodano poi, vabbè. Dobbiamo superare Aiden, anche lui con la Ducati. Noi dobbiamo cercare di fare le nostre traiettorie, le nostre curve. Scusa, oh figlio di... Dov'è Pedrosa? Eccolo lì, eccolo lì. Primi con Lorenzo, mi sembra secondo Rossi. Oh, ma vaffanculo. Ma che ti lamenti? Sei tu che mi hai buttato una spallata. Occhio, occhio, mamma mia. Scusa. Togli un pochino che qua dobbiamo fare delle staccatone da panico. Ok, traiettorie un po' incrociate. Ho sbagliato tantissimo, ho sbagliato tantissimo. Qua è sempre complicato a Brno perché ci stanno questi sali scendi che ti coprono l'uscita di curva, quindi... O sai a memoria la pista, cosa che naturalmente io non so. Lorenzo se ne sta andando secondo Rossi. Dai, Pedrosa almeno non è primo, quindi... Merda, merda. Ci potrebbe anche stare. Certo, se recuperiamo qualche posizione non sarebbe male. Occhio a questa curva. Ecco, ci facciamo fregare. Non impostiamo bene la successiva. Un po' troppo derapata in uscita, ma va bene. Proviamo
Abbiamo all'interno, ok, Marquez è andato, poi anche Bradle, ok, dietro Pedrosa. Oppela, merda, no, vaffanculo. Naturalmente lui non è successo niente e noi ci schiantiamo, ormai siamo entrati in un... Perfetto, adesso usiamo tutti i flashback e perdiamo la gara. Che poi sul bagnato è improponibile anche riprendere dopo il flashback, che... vabbè, sto cazzo allora, dai. Cazzo, cioè abbiamo una moto, cioè una moto, una resistente, vattene a fanculo, Pedro. Cazzo. Abbiamo un solo flashback, ne abbiamo usati credo 5 in un solo giro, cioè in due curve, vabbè. Ah no, le abbiamo usate anche... Oh, porca la troia. In quella curva là dove avevamo fatto una staccata pessima, però... Attenzione qua che... Scusa... È difficile, poi si sta consumando anche la gomma che... Purtroppo quando piove non possiamo scegliere la gomma più dura. Adesso la cosa fondamentale è non fare errori, non fare troppi errori magari, perché abbiamo solo un flashback. Allora, un quarto posto diciamo che non è malaccio. Un terzo andrebbe meglio. Che perché eravamo partiti decimi, quindi... Oppela. Non eravamo partiti benissimo e soprattutto rispetto alle... va. Stiamo rischiando tantissimo, ma ci sta. Non so se magari abbiamo un po' più di feeling anche con la Ducati. Sta di fatto che stiamo andando un po' meglio dell'inizio, diciamo, esperienza in Ducati, dove stavamo facendo veramente pena. Adesso non dico che stiamo andando a bomba, ma almeno un'altra volta di merda ho fatto sta curva. No vabbè, se usavo il flashback poi rischiavo di far danno più avanti e perdere tutto. Meglio perdere una sola posizione e buonanotte. Ecco appunto. Qua ce ne saremmo andati all'aceto. Vabbè dai, un quarto posto, calcolando che Pedrosa si è schiantato da solo, naturalmente. Ci può anche stare, dai, vediamo un attimo la classifica com'è adesso. E... Nono, tra l'altro, ha fatto Pedrosa, quindi ha recuperato anche abbastanza. Siamo ancora primi a 9 punti di vantaggio sia su Pedrosa che su Valentino Rossi, mi sembra. E... Vabbè, dai, allora magari proviamo... Potremmo anche azzardare il prossimo GP, vediamo quale sarà. Possiamo azzardare a fare sempre un altro GP a modalità reale, difficoltà reale, almeno vediamo un po' qual è il prossimo. Aia, Silverstone, un altro dove non è che vado benissimo. Attenzione, vediamo le offerte, eccola qui, le altre quali sono? Adesso la scelta, ragazzi, io vado sulla Yamaha, me l'avete anche consigliata voi, quindi... A questo punto proviamo questa Yamaha a Silverstone a difficoltà reale e vediamo come va. Vai. Mi spiace lasciare questa Ducati che adesso abbiamo trovato un buon feeling. Spero di non dovermi pentire. Cioè,
Qua magari ogni volta che cambiamo team ci ritroviamo a fare le prime gare in difficoltà perché non riusciamo bene a regolarci con appunto con la nuova moto. Con la Ducati è stato piuttosto difficile, un inizio veramente disastroso. Leggiamo un attimo i quotidiani, giusto per pronta a partire. Ok, vabbè. Niki Hayden, no, vabbè, adesso possiamo anche sfidare Pedro, cioè ormai è lui il secondo in classifica, tanto vale che sfidiamo lui, giusto per difficoltà reale. Ok, perfetto, direi di partire così. Obiettivo squadra, ottavo, oddio, spero di fare un pochino meglio, sinceramente. Vabbè, dai, allora ci vediamo direttamente poi con la gara, adesso mi sparo le qualifiche. Eccoci qui allora con l'esordio, con la nostra Yamaha. Come vedete siamo arrivati ottavi in qualifica, dai, non è andata malissimo, diciamo che è meglio dell'esordio che abbiamo fatto in Ducati questa, con questa Yamaha. Vediamo un attimo se riusciamo almeno in gara a fare qualcosa di buono. Diciamo che non è difficilissima da guidare, nel senso il primo impatto che ho avuto con la Ducati è stato veramente, diciamo, molto più complicato rispetto a questo. Certo, naturalmente c'è da fare un po' la mano anche a questa qui, perché c'è da riconoscere effettivamente il fatto che la caratterizzazione delle moto sia fatta abbastanza bene. Quindi ogni volta che si cambia team effettivamente si nota la differenza. Non è che si ha l'impressione, diciamo, di portare la stessa moto. Si vede che ci sono differenze sia nel cambio di direzione, del controllo, dell'erogazione, eccetera, eccetera. E quindi diciamo, cioè, i primi GP sono un po' così di studio, quindi speriamo di non perdere troppo, troppe posizioni. Piove sempre, vacca puttana. Vabbè, andiamo in gara, vediamo se piove anche in gara. Vabbè che siamo a Silverstone, però stiamo affilando tutte gare di pioggia, direi che un po' di sole, adesso che siamo tornati al reale inizia a piovere pure. Almeno ci desse una mano. Ecco, poi magari andremo a cambiare un po' di cose, perché se no siamo identici a Valentino Rosso col 40, con Valentino Rosso, Valentino Rossi, con noi col 47, derivato dalla gente 47, però. Poi sembra veramente che copiamo Valentino con i colori, anche se ci sta molto bene, vedete il giallo su questo blu. Ma va bene, dai, poi magari torneremo all'arancione, sennò veramente siamo, guardate, identici quasi a Valentino. Forse lui va un po' più veloce, direi. Ma noi spaccheremo dei culi ugualmente, non. Attenzione, prima curva, ottima attenzione. Un altro nostro compagno di squadra, Lorenzo. Ma noi siamo compagni di Valentino. Ecco, questa cosa, ad esempio, che. Vacca troia. Noi in teoria. Ok, ci ha ucciso. Noi in teoria avremmo. Un attimo, fatemi rientrare. Se sto cazzo sto a fare tutta. Avremmo dovuto rubare il posto a Lorenzo, però in realtà non è che gli rubiamo il posto, ma semplicemente mettono una terza moto nel team. Scusate, scusate. Ok, in gara sembriamo un po' più competitivi della Ducati. Con la Ducati avevamo più difficoltà a riprenderli. Con questa, attenzione, scusa, scusa. No, no, che ho fatto cadere? Vabbè, sti cazzi, lo sono riuscito a riprendere proprio preciso dopo che ho fatto cadere Pedrosa, ma sono dettagli, non era voluta la cosa. Ho tentato di sorpassarlo all'esterno, poi me lo sono trovato sotto il gomito. Che fai, non gliela dai una gomitata sui denti? Adesso cerchiamo di riprendere gli altri due spagnoli. Ecco, un po' mi dispiace che non. Però come vedete è, dai, cioè, vabbè, voi lo vedete, io lo sento che è più facile guidarla rispetto, oh madonna, rispetto alla Ducati, per quanto magari non siamo ancora molto pratici, ma questo è dal mio feeling con la moto. Però rispetto alla Ducati la differenza la noto di parecchio, devo dire.
cioè con la Ducati non riuscivo a mantenere questo ritmo, a riprenderli, come vedete, abbastanza, tra virgolette, agevolmente. Adesso ci sarà il problema delle gomme, perché dov'è Rossi? Ci muovo a fanculo, neanche a dire che lo posso aiutare, cioè dovrei sparare a tutti. Ci stavo dicendo? La facilità, diciamo, di ripresa rispetto alla Ducati c'è e si vede. Si può anche aprire il gas un po' prima, perché la Ducati effettivamente non riusciva a scaricare tutti i cavalli a terra, perché la gomma faceva slittare molto di più. Naturalmente anche con questa non è che sto aprendo il gas a bomba, bisogna regolare molto il grilletto. Non è assolutamente facile da... Dai che ci riprendiamo, ok, perfetto. No, non volevo usare il flashback, tanto era un piccolo rettilineo, quindi anche se abbiamo perso un pochino, però con questa Yamaha va veramente bene, va veramente bene a quanto pare. Adesso non vorrei gasarmi troppo, anche perché siamo al secondo giro e il nostro problema è sempre quello delle gomme consumate, quindi le difficoltà le avremo nel terzo giro, quando ormai la gomma posteriore sarà finita e qui dietro Lorenzo inizierà a scalpitare. Però si riesce a regolare meglio anche in uscita di curva. Ok. Dai, siamo abbastanza sportiveggianti con questa Yamaha. Di scalate in manuale giustamente ci stanno sempre, perché occhio, scambi di direzione un po' pericoloso. A bomba piano, ecco, in questa prima parte, quando non abbiamo gli altri che ci mettono pressione, riusciamo a... riusciamo a guidare in modo più pulito, più tranquillo, che più veloce. Ecco, in qualifica non siamo... cioè, non è che avevo fatto giri lenti, però mi avevano superato proprio nel finale delle qualifiche, perché agli ultimi due minuti ero ancora secondo, mi sembra, nell'ultima qualifica. Poi tutti quanti nell'ultimo giro hanno fatto temponi, ci siamo ritrovati ottavi, ma va bene, dai, va bene. Fortunatamente siamo riusciti a cadere poche volte, ci sono bastati quei due flashback. Pedrosa si è sfracellato, ma chi se ne frega. Il problema è che adesso anche Rossi è abbastanza indietro, quindi sta perdendo punti anche lui. Io speravo sempre in una doppietta, sarebbe male. Ok, esordio in Yamaha direi ottimo, perfetto. No, si guida bene, questa si guida veramente molto bene. Adesso direi di cambiare giusto il colore del coso, del numero, perché sennò veramente siamo troppo simili a Vale. Vai, siamo andati a bomba. Ma prima guardiamo rapidamente, perfetto, vediamo classifica. Lorenzo ha fatto il Rossi si è sfracellato totalmente in classifica. Vabbè, guarda là come impegniamo sulle ginocchia degli altri. Mamma mia, troppo sportiveggianti. Vabbè ragazzi, io a questo punto direi che ci possiamo salutare qui. Con la Yamaha, come detto, l'esordio è andato
meglio del previsto, direi, perché mi sarei aspettato il GP un po' più, tra virgolette, difficoltoso, più che altro a livello di feeling della moto. Invece questa qui si guida molto bene, vabbè, naturalmente passando... Noi veniamo dalla Ducati, che era estremamente complicata nella guidabilità, quindi ritrovarci in una moto del genere è veramente ottimo. È stato un po' simile al passaggio tra la Power Electronics e la Cardion, cioè con un'erogazione molto diversa tra le due. Circuitale, addirittura, addirittura. E nella prossima siamo a Misano, mancano 6 gare, quindi... presumibilmente tre video, sì, tre video, due video, perché così facciamo, ci facciamo solo le gare in scioltezza per questi ultimi appuntamenti, così. Vabbè, dai, noi ci vediamo allora con il prossimo appuntamento qui direttamente, vabbè. Ci vediamo alla prossima, mi raccomando, come sempre, mettete un bel mi piace, commentate e fatemi sapere anche la vostra se vi piace questo approdo in Yamaha. Purtroppo mi ho dovuto abbandonare la Ducati, però anche per provare un po' le altre moto, dai, ci dobbiamo provare. Vabbè, ci vediamo alla prossima, un saluto a tutti da quel tale Ale.